Non so da dove iniziare. Allora, questo è un video veramente diverso dai miei soliti. Non pensavo che avrei mai trovato il coraggio di farlo, però perché riguarda uno dei miei cani. Però molte di voi, cioè nei commentini, mi salutate sempre i miei nanetti, i miei canetti, e vi siete affezionate tanto a loro. Quindi a questo punto mi sembrava anche giusto dirvi questa cosa qui a voi. Allora, è una cosa brutta, ovviamente. È una cosa brutta, per cui se non volete vedere, non lo guardate, però se lo guardate, vi chiedo solamente di mettermi un piccolo cuoricino nei commentini. Salutarlo. Allora, si tratta di Michele, che è il più pelosone di casa. Allora, avevo visto che aveva. Allora, questo è successo ieri proprio, quindi 19 di novembre. Oggi è 20, lo sto registrando adesso. C'ho ancora tutto il letto da rifare, ma neanche lo rifaccio. Volevo cambiare lenzuola. Oggi era il giorno di cambiare lenzuola, ma lui dormiva qui, sul cuscino, con me. Io non voglio cambiare le mie lenzuola, non voglio cambiare la fodera dove lui dormiva con me. Non ce la faccio. Allora, già mi ero piantata tutte le lacrime che c'avevo già stamattina, perché ho detto voglio fare un video normale, ma non ce la faccio. Io tendo sempre a nascondere questo mio lato di me, pure quando Greta se ne andò, non feci nulla, gli dedicai semplicemente un video fatto sulla pulizia. Avendo cani e gatti, lo dedicai a lei. Però appunto, ultimamente, insomma, vi siete tanto affezionate ai canetti. E quindi mi sembrava una cosa carina anche nei confronti di Miki. Dai, neanche un ultimo saluto qui. Ok. Allora, respirava un po' male, no? No, un po' male. Certe volte gli veniva st'affanno. Però mangiava, faceva i suoi bisogni, uscivamo, era felicissimo quando vedeva il guinzaglio saltava, girava su se stesso. Era contento come una Pasqua quando si usciva a fare la passeggiata con i fratelli. E giocava a casa con Lucifer e Millie. Cioè, era un cane normale, solo che alcune volte, negli ultimi 2 giorni, un paio di giorni, ecco, no, un giorno solo, un paio di giorni così, c'aveva un po' st'affanno. A un certo punto respirava un po', sai, con la bocca aperta, però ho pensato anche, dico, ah, devo mettere sui termosifoni, perché qui ci sono i termosifoni a palla, ho detto, devo mettere il deumidificatore, perché questo caldo così secco, magari gli dà fastidio, capito? Loro non sono cani abituati a stacco col termosifone. Allora, ieri mattina ho detto a Giuliano, chiama il veterinario, prendici appuntamento per oggi pomeriggio, così ci togliamo il pensiero, perché io appena vedo che c'è qualcosa che non va, li porto subito comunque, tendo a non aspettare, capito? E lui ha telefonato, poi mi richiama Giuliano e mi ha detto, guarda, dice, possiamo andare lì entro le 18, Giuliano staccava alle 5, ok. Però era da ieri mattina che lo vedevo un po' strano, aveva mangiato, aveva giocato,
e tutto quanto, però poi si era messo sotto al tavolino e poi mi seguiva sempre, a fatica ma mi seguiva. Io a quel punto erano le 3, ho detto no, io non posso aspettare le 5. Allora ho cercato un Uber Pets, cioè che accettasse i cani, gli animali in macchina, e l'unico disponibile era alle 4:20, una cosa del genere. Allora gli ho detto, Michele, stai tranquillo che andiamo dal dottore. E ho chiamato Giuliano, gli ho detto, guarda, io ho un Uber Pet alle 4:30, 4:20, 4:26, non mi ricordo. E gli ho detto, casomai tu poi mi raggiungi dopo quando è staccato, perché io tutto pensavo tranne a una cosa del genere. Non potevo immaginare. Non potevo. Scusate. Io, sapete che io mi chiudo in me stessa sempre quando succedono queste cose, ma non ce la faccio. Allora, chiamo questo Uber Pets e lo prendo, poi pioveva a dirotto, ah, che poi tra l'altro poi tutto viene, no? Ieri mattina ha fatto una spruzzata di neve, bella grossa, erano proprio dei fiocconi di neve grossi, è durato poco, però c'era sta neve. E voi magari non lo sapete, però a Greta, che era la prima mia chihuahua, quella che è morta, insomma, l'ultima che mi ha lasciata. La chiamavo, siccome era bianca, l'ho sempre chiamata fiocchetto di neve. E poi ho capito che era lei, perché sicuro era venuta lei per avvisarmi di sta cosa. Dolore. Vabbè, comunque, prendo Michele, pioveva, che ieri pioveva tantissimo. Vado giù, dico, magari gli faccio fa pipì fuori prima di salire in macchina. Siamo usciti 10 minuti prima, che poi è un pericolo per lasciarsi due a casa. Perché noi pure quando andiamo al veterinario andiamo tutti quanti insieme. Non li lascio mai da soli. Cioè, se deve andare uno per fare l'analisi del sangue, un vaccino, ci andiamo tutti quanti, quindi facciamo ogni volta magari 3-4 viaggi con tutti quanti, perché non sono abituati a stare da soli. Sono sempre insieme, stanno. E quindi mi è toccato chiudere in salone. Scendo giù e mi non voleva neanche far pipì. Allora l'ho preso in braccio. Abbiamo aspettato la macchina che arrivasse. È arrivata. E in macchina vedevo che a un certo punto c'aveva sia l'affanno, ma anche no, capito? E poi mi si era messo a dormire fra le braccia. Era tutto moscio moscio. A un certo punto lui con la testolina mi guarda, alza la testolina. Io quello sguardo non me lo sconderò mai. Non me lo posso scordare. Ci starete manco a capire niente voi. Ok. Mi ha guardata e poi si è appoggiato sulle gambe. Nel frattempo mi sentivo con Giuliano che lui era appena arrivato. Contavano 10 minuti, così lo chiamo. Gli ho fatto, guarda, fa 10 minuti, sono dal veterinario. E lui mi ha detto, guarda, io sto lì fra 3 minuti, ti aspetto fuori. E niente, poi a un certo punto vedo Michele che era proprio moscio addosso, no? Io poi gli tenevo comunque una mano sulla pancia e l'altra con l'altra lo accarezzavo in testa. E dico, ma non respira il cane? Lo alzo e mi è morto in braccio lui. Era morto. È morto.
morto in braccio. Chiamo il gioiello, gli faccio non respira il cane. Eravamo arrivati là sotto, mentre lo chiamavo, Lume stava arrivando sotto al veterinario. Giuliano me lo strappa dalle mani e mi ha detto, io lo prendono subito, ma già era morto perché mi era morto in braccio a me, capito? Era morto in braccio a me. Un infarto. Come Greta, un infarto. Eppure sono cani che sono sempre controllati, capito? Non lo so. Allora, un pochino a freddo. Posso dire che sto contenta che mi è morto in braccio. Nel senso che lui ha sentito a me e non delle mani strane prima che moriva. Quindi, cioè, è stato nelle mani della sua mamma. E l'ho sempre amato tantissimo. Lui è arrivato quando eravamo appena trasferiti a Valencia, novembre 2016 è venuto a casa nostra. Ecco, vedi, novembre 2016, a novembre se n'è andato. Lui arrivò il 23 novembre a casa, non che è di novembre, lui è di agosto. E se n'è andato così. E venne il primo anno a Valencia. E c'era Cooper all'epoca, voi non l'avete mai conosciuto, che era, diciamo, il vecchio con Greta. E Cooper era malato, aveva una malattia. E quindi, diciamo, lui è arrivato, è stata una boccata di aria fresca anche per Cupi, che infatti si riprese tantissimo e lo amava alla follia, Michele. Michele lo amava a lui. Però, diciamo, Michele ha avuto meno attenzioni, fra virgolette, perché io stavo dietro con tutte le medicine, doveva prendere quell'altro, anche se l'amore per Michi, insomma, quello è che non ne parliamo proprio. Poi avete visto negli ultimi video che lui dormiva sempre qui, sul cuscino con me, sempre appiccicato. A me, io non voglio cambiare le federe del cuscino. E detto infarto, un infarto, un infarto. E sono contenta però che è morto con me e non che è morto cioè, tramite una puntura o in braccio a qualche persona sconosciuta, a qualche veterinario sconosciuto, capito? Però per me è durissima, che non voglio, cioè non vorrei andare troppo nei dettagli, soprattutto perché so che siete sensibili anche voi come me in questo argomento. Però è durissima quando senti che la vita se n'è andata e tu ce l'avevi in braccio, capito? Cioè, un minuto prima lui mi aveva guardato, cioè si muoveva. E poi no. E poi no. Oggi chiamavano, perché ora chiaramente è rimasto lì nel frigorifero, perché lo andiamo a cremare come abbiamo fatto con gli altri, e quando lo farò cremare li metterò, perché tutti hanno una cosina dentro, la loro preferita, nelle urnette vengono cremati, mi piace farli cremare con la cosa loro preferita. Michele aveva questo qua che è vecchissimo,
Questo qui è datato 2007, è stato il primo giochino che comprai a Cooper e Greta da Ikea. Cioè, capito? Cioè, dal 2007 abbiamo questo gioco. È l'unica persona, l'unico cane che ci ha giocato tanto, tanto, tanto e che lo teneva sempre in bocca. Oddio, c'è il sudore. Era Michele. E quindi, quando andremo, li metterò dentro questo qua. Poi quando siamo tornati a casa, Lucifer subito si è messo a cercare il fratello perché poi lui dava sempre fastidio a Michele, perché lui doveva fare il capobranchetto perché Lucifer è succube di Millie, della piccoletta. Cioè, è proprio un sottone con Millie e quindi si faceva grande. Con Michele, che era un bonaccione, perché Michele era un bonaccione. Io penso che un orsacchiotto come Michele non esista, un altro cane così. Cioè, lui era proprio, se dovessi dare una definizione di dolcezza, di bontà, sarebbe Michele, quella è la sua caratteristica proprio. Cioè, per me non esiste un altro cane che possa eguagliare la dolcezza e la bontà di Michele, capito? E l'ha cercato ovunque, poi non lo trovava, voleva salire sul letto per vedere se stava sul letto. Michele non c'era sul letto. E stamattina alzarmi e sapere che lui non stava sul mio cuscino, io mi sono girata così per toccare perché lui mi dormiva proprio qua e io gli toccavo la pancetta così la mattina prima di scendere. E lui non c'era. Non c'era. Niente. Questo è quello che mi è successo ieri, che è successa questa tragedia a Michele. Che poi io dico, cioè non è possibile una cosa del genere. Com'è possibile sta cosa? Cioè così, all'improvviso. Ancora devo metabolizzare quello che è successo perché cioè, non, ancora non. C'ho una confusione in testa, non riesco a capire se è vero o non è vero, è un incubo, mi devo svegliare. Non lo so. So solo che fa male, che sentire quel peso in braccio, senza vita, è una straziante. E niente, raga. Quindi questo è. Questo fa parte della vita. Io non so, non credo che riguarderò sto video. No. Vi chiedo solamente di mettermi una zampettina, un cuoricino nero, dei commentini se l'avete visto, se volete fargli un saluto anche voi. E poi tornerà a casa e si metterà vicino ai fratellini, a Greta, a Cooper, a Calzina. Per il momento ci ho messo la sua ciotola e dentro ci avevo messo lui, ma finché non andiamo al Tiergarten a cremarlo. E niente. Scusate se vi ho angosciato chi ha visto il video, perché magari sicuramente molti di voi non
non avranno avuto la forza magari di vederlo. E niente, questo è quanto. Ciao Michi. Ciao Michelino. Ti amo.